Rapporti sempre più tesi tra Napoli e Salerno, tra amministrazione regionale e quella comunale del secondo capoluogo della Campania. Dopo le polemiche innescate dalle dichiarazioni di Caldoro, che la scorsa settimana aveva accusato il sindaco De Luca di attaccarlo esclusivamente per motivi politici, perché secondo lui sarebbe già in campagna elettorale per Palazzo Santa Lucia, stavolta la questione si è spostata sui finanziamenti regionali. Secondo il governatore, la situazione di squilibrio sarebbe stata superata e Salerno avrebbe ottenuto addirittura un trattamento migliore rispetto ad altri territori. Complessivamente, se tu fai una percentuale, che sono quelle previste dai coefficienti abitanti, grandezza, quelli coefficienti, complessivamente la provincia di Salerno e le sue città hanno risorse maggiori oggi col nostro riequilibrio, perché la provincia di Salerno a un certo punto era stata penalizzata sui grandi progetti e l'abbiamo fatta recuperare sui grandi progetti un circa 5-6% che aveva perso complessivamente, non sull'assoluto, sul differenziale, quindi piccola cifra, però è stata recuperata. Però la provincia di Salerno è la provincia e le sue città che hanno complessivamente come regione più risorse. Quindi questo è il dato oggettivo. Anche in questo caso la replica da Salerno non si è fatta attendere. Ieri pomeriggio il presidente di Salerno Energia ha criticato le dichiarazioni di Caldoro. Oggi il segretario provinciale del PD Landolfi ha accusato il governatore di mentire senza saperlo fare. È una dichiarazione mendace come le dichiarazioni che lui è solito fare. Lui fa fumo, non dice niente, comincia anche a non dirle bene le bugie che racconta da un po' di tempo a questa parte. Io non ho capito effettivamente quali sono i risultati, quali sarebbero i conti e i numeri che sarebbero a vantaggio del territorio salernitano e per quali opere. Io le ripeto, forse non ci siamo intesi, sanità pubblica, trasporto pubblico, idraulico forestali, metropolitana, servizi sociali. Su questo solo la provincia di Salerno paga un prezzo così alto.